Ciao Rockers, come state? Veramente bene? Bentornati in mia compagnia, bentornati nel Malicious Cat Club. Oggi faremo un video di tipo diverso, né un gameplay né un vlog particolare, ma faremo un unboxing, una cosa particolare che non abbiamo ancora mai fatto, quindi uno spacchettamento. Per di più, natalizio, come vedete anche l'ambientazione, l'albero di Natale è alle vostre spalle, non volevo metterlo qua perché sennò poi ci imbarazza. Spacchetteremo che cosa? Unboxeremo uno strumento che ci sarà molto molto utile anche in questo canale, ma soprattutto nel canale nuovo che andremo ad aprire a gennaio, che aprirò a gennaio. Vi ho già lasciato il trailer se l'avete visto, e se non l'avete visto andate a vederlo, perché sennò, direi, senza perdere altro tempo, di andare a fare la fase dello spacchettamento e vedrete di che cosa vi sto parlando. Ok ragazzi, quindi procedendo adesso vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Parliamo della GoPro Hero Silver 4, ragazzi. La GoPro Hero Silver 4, questa è una telecamera da stuntman, una telecamera che la vedo veramente bene perché con questa ci faremo qualche numero. Vi dico già subito che prettamente la userò bici e macchina, ragazzi. Bici e macchina. Quindi andiamo a spacchettare questa GoPro. GoPro BI Hero guys. Ok, non si scherza qua. Questo c'è tutta una cosa qua in celofanescio. Veramente bene. Io facciamo questo che ci dà fastidio. Ecco qua ragazzi. La GoPro. Prima erroneamente l'ho chiamata Hero Silver 4, ma si chiama Hero 4 Silver perché è la versione nuova che è stata fatta anche la Black Edition. Questa qui registra già 4K, ragazzi, quindi con questa si può anche già registrare 4K 1080 Full HD. Abbiamo una serie di operazioni da fare molto delicate, anche perché abbiamo dovuto fare una pausa, come avete capito. Ho fatto una pausa perché c'è stato Erpupetto piccolo che si è svegliato. E allora la regista è andata di corsa a vedere il piccolo Malicious Cat che cosa ha combinato. Adesso così lo vedete. Ecco, questa è la Hero 4 dentro il suo piccolo case che vedete si apre così. Protezione. Vedete, c'è la telecamera. Ragazzi, questa qua ha una versione nuova, la versione nuova è stata fatta di questa GoPro qua, praticamente vedete quanto è piccola. Questa Hero 4 qua praticamente ha un touch screen dietro, no? Ha un touch screen dietro, come potete vedere, che una volta non avevano le vecchie, le prime, le versioni 1, 2, 3. Non avevano questo touchscreen, quindi tu registravi ma non vedevi quello che registravi. Giustamente, essendo una stand camera, così diciamo, uno la usa, che ne so, se la mette sul casco, l'appoggia sul polso, la usa a fare diverse cose, quindi non ha bisogno di eventualmente usare un touchscreen per vedere anche le foto o piazzarsi una scena prima. Con questa invece lo possiamo fare. Qui abbiamo tutti gli attacchi, vedete? Mini USB, qui si mette la micro SD e qui c'è la presa USB, mini USB. Altra piccola pausa, perché la regista c'è una grossa crisi, si è lamentata dalla regia che mi ha detto: "Ma che fai qui, la figlia?" Le donne, ragazzi, le donne. Vabbè, lasciamo stare. Come vedete qua tutti i cosi, lo silver qui praticamente. Tutto sto bordello per spiegarci la guida start veloce. Questo ci dice di andare sul sito per l'aggiornamento. Questa è tutta quella con giustamente le varie cose nelle varie lingue. Adesivi, ragazzi. Wow, vedo bene. Adesivi GoPro, metteremo da qualche parte per sfoggiare la nostra GoPro. Questi altri nuove information, garanzie. Devo vedere che ci sono tutti gli attacchi che ci servono. Esci.
scendono al basso. Ecco, queste sono tutte le varie coperture per le varie, questi tutti i braccetti adesivi, come vedete, per poterla attaccare come base. Sono curve, piatte, come vedete, per varie riprese da fermo. Cavetto USB, questa è l'altra per poterla mettere, come vedete, sul treppiede e per poterla mettere ferma. Sapete che esiste anche l'asta. Questa è la batteria, quindi adesso non la possiamo accendere. Comunque non è difficile, tasto per registrare, tasto di accensione, e qui c'è tutto quello che ti farà fare le varie scelte che vedremo con questo piccolo display, quindi 1080, 60, 720, Full HD e tutte queste cose qua. Quindi niente, questo è il suo piccolo case, come avete visto. Direi che abbiamo visto più o meno tutto. Ancora l'altra staffetta che ci mancava, questa non ho ancora capito veramente bene per cosa sia. Comunque sono tutti attacchi per poterle mettere in diverse posizioni. Queste, tra l'altro, ho letto che uno o due di queste non sono impermeabili. Ragazzi, questo piccolo gioiello qua possiamo andare sott'acqua fino a 40 metri, quindi dentro questo, ovviamente questo qua, dove vedete, da qui si può fare tutte le stesse operazioni corrispondenti. Accendiamo, programmiamo e accendiamo, programmiamo e registriamo. Esiste anche, poi ve lo dico perché l'ho letto dalle specifiche, esiste anche una versione in cui tu puoi avere compresa qua dentro già un quick time, quindi praticamente tu, senza dover metti già delle basi prima, se sei in una scena, in un momento in cui stai sciando, stai snowboardando, stai facendo qualcosa, schiacci lì e lui registra subito, quindi dopo che tu gli hai dato già ovviamente delle basi predeterminate, la terrai a 1080, 60 fps, con questa potremmo fare delle slow motion incredibili, si possono fare delle slow motion sia di foto, quindi foto conseguenziali, che sia anche di video. Io non voglio fare il saputello perché non ne so molto della cosa, per me è una grossa novità, ma tutte le cose che vi ho detto sono cose che sono un po' più o meno informato. Io direi che potremmo alzare la telecamera, se la regista, brava, grazie, eccomi qua, tu come mi vedi? Io ti vedo veramente bene. Quindi questi sono gli strumenti che ci porteremo dietro per l'anno nuovo, che ci porteremo dietro per farci qualche numero. Ragazzi, come vi ho detto, il canale nuovo sarà prettamente non gameplay, quindi il Malicious Cat rimarrà un canale di gameplay, mentre l'altro sarà un canale così a random. Avete visto di che cosa sono munito? Quindi con questo lo userò, come vi ho detto, bici, macchina, moto, se ne voglio, ma non vado più tanto in moto, ragazzi, non c'ho più l'età per certe cose, ma se non le farò io, le faremo insieme con degli amici. E quindi qualche cosa faremo insieme. Se le prospettive del canale vi sono piaciute, vi aspetto, mettete un bel like, seguitemi su Facebook, Twitter, Google+, insomma lo sapete già, andate sotto in descrizione, trovate tutti i link del caso. Comunque questa la sperimenteremo già, ragazzi, la sperimenteremo già prima con il canale di Malicious Cat, ve lo dico che la sperimenteremo prima su quel canale lì, e poi quando a gennaio avremo qualche materiale e apriremo il canale e vedremo che cosa succederà, insomma. Io non garantisco niente, abbiamo già messo il nome da Malicious Cat, è diventato Delirious, quindi devi immaginare che cosa potrà essere. Grazie comunque per essere stati qua con noi, con la regista che mi sta dicendo Tonio. Vi aspetto numerosi nei prossimi video, mi raccomando, come vi ho detto, in questi giorni sarò a casa, quindi su Malicious Cat metterò moltissimi video, soprattutto di GTA. Continuate le visualizzazioni, ci vediamo al prossimo video, statemi veramente bene, ciao Rockers!